Ciao a tutti, ciao a tutte. Mi riallaccio alla diretta di prima che ho fatto dal pronto soccorso di Modena anche perché non mi sentivate. Mi sono accorto che non si sentiva praticamente nulla. Allora, sono andato al pronto soccorso e ho atteso ben 6 ore, più o meno 6 ore e mezzo prima di potermi far visitare. E non è per incapacità dei medici o del personale sanitario, anzi, li ringrazio perché sono brave persone, bravi ragazzi, sono entrato con loro e sono stati veramente gentili. Il problema è che non è, sono in pochi. Il problema è che non hanno risorse, sono in pochi, sono esattamente la metà di quelli che dovrebbero essere. Io sto, si può dire bene, mi vedrete per qualche giorno con la faccia un po' rossa, ma perché? Perché ho avuto una pensata, un'apnea notturna questa notte. E sognavo di non respirare, di fatto un'apnea notturna. Io soffro di apnee e mi sono praticamente sforzato talmente tanto, tossendo, tossendo, che mi sono scoppiati i capillari in viso. Quindi vi dico la motivazione, ma avete chiesto in tante e in tanti cosa è successo, Robby. Questo, vedete i capillari che sono esplosi, ho il viso rosso, non sono abbronzato, eh? È un viso rosso proprio da sforzo incredibile fatto con questa apnea notturna. Farò comunque le indagini del caso per andare a capire come limitare questa apnea che io ho se mangio tardi, faccio la cavolata di mangiare tardi e io vado in tipo sonnambula, cioè quindi faccio queste apnee. Detto questo, però, fregandocene della mia situazione di salute, può capitare, non siamo più ragazzini, poi capita anche ai ragazzini, e ora sto sicuramente meglio. E detto questo, ringrazio i medici, la dottoressa che mi ha visitato e tutto, però io guardando e ascoltando questi ragazzi e queste ragazze ho capito che veramente sono persone che, tra virgolette, abbandonate a loro stesse, non hanno fondi, non hanno investimenti. Parlando con questi dottori, hanno detto: noi dovremmo essere in 6 al pronto soccorso di Modena, non in 3. E forse in 6 riusciremo a visitare in modo adeguato le persone senza tirar via tempo, senza fare più che altro aspettare delle 6, delle 10 ore, delle 15 ore le persone. E adesso sto meglio, Elisabetta e Diana, grazie, sto meglio, però la faccia che mi è rimasta rossa, devo usare delle creme per farmela andare via, ha detto che durerà qualche giorno. Ho avuto questa apnea notturna che è uno sforzo incredibile. Pensate, ho sognato, sono un pazzo, ho sognato di mandare giù un uovo intero. L'ha scritto anche nel referto ridendo la dottoressa: ho sognato di mandare giù un uovo intero, è stata un'apnea notturna perché sono andato a letto dopo aver mangiato troppo e mi sono beccato l'apnea notturna, tipo reflusso con apnea. Capita, questo capita, poi secondo me la tirano poi anche quelli come quei virologi, quelle virostar o quelli che ho querelato che me l'hanno tirata, ho detto speriamo che gli venga qualcosa di notte e qualcosa mi è capitato, ma siamo ancora qua, anche sulla faccia rossa, in distanza sembra abbronzato, poi ti avvicini, vedi quello che ho. Vabbè, io come sapete io non nascondo mai quello che mi succede e quello che sono e la realtà delle cose, perché non mi vergogno, perché voi io vi reputo amici, vi reputo fratelli e sorelle, parenti, amici, cugini, zie, zii, e quindi non ho assolutamente paura a dire la verità. Non mi vergogno a far vedere la faccia rossa, meglio parlare con chi mi vuole bene e le persone alle quali io voglio bene e non aver paura di parlarne. Detto questo, con le apnee non si scherza, ti do ragione, l'apnea notturna infatti mi hanno fissato visita pneumologica, dovrò fare tutto quel percorso, quell'iter per limitare queste apnee. Non ci si scherza, non è una bella cosa l'apnea notturna. Me ne sono accorto, mi ho sognato di affogare e mi sono tossendo e tutto proprio con questa foga ho la faccia viola. Tornando al discorso però originale della diretta, ringrazio i medici e allo stesso tempo sgrido la sanità pubblica e anche in questo caso la nostra sanità in Emilia-Romagna, poi penso che il problema sia in tutta Italia, perché abbiamo i medici veramente 7-8 ore d'attesa, ragazzi, un pronto soccorso, ma di cosa stiamo parlando? 7, 8, 9, 10, delle persone anziane 10 ore sedute ad aspettare di essere visitate. Invece di spendere i soldi per mandar via delle armi, i nostri fenomeni al governo e all'opposizione, quindi li metto in mezzo tutti i fenomeni, invece che spedire i nostri investimenti in armamenti da mandare all'estero, sarebbe meglio che li spendessero per andare a ripristinare una sanità adeguata, per assumere dei medici, per assumere dei medici e degli infermieri, per andare a creare un servizio che non c'è più, che è stato distrutto. Detto questo, non mangiare più così tanto, caro. Ti do ragione, Lucilla. Sono anche a dieta, ho fatto una cavolata incredibile. Ho fatto una cavolata incredibile. Quindi bisogna mangiare sempre con moderazione. Ho esagerato. Vabbè, stasera risottino in bianco, poi andrò a letto calmo. Ho disdetto anche la serata. Pensate, doveva essere a suonare, ho disdetto. Detto questo, vi voglio bene. Volevo solo informarvi, avvisarvi di quello che mi è successo perché è giusto così. È giusto essere onesto e dire le cose. Ciao a tutti.
Buona serata e buona serata. Grazie ragazze per l'interessamento.